tutti, sono FriuliL97 e bentornati su Boris and Dada Survival. Allora, facendo... Intanto qua non sapevo manco se potesse oltrepassare il tavolo. Comunque, facendo i miei viaggi in questo sti studio, ho scoperto varie cose. Ho trovato l'ultima musica a Safe Place. Le altre sono Thinking of You Again, che è quella che si ha già dall'inizio. Poi c'è Swinging in Hellfire Follies. Poi c'è Sammy's Doodles 9, che quindi deve essere collegato comunque una sorta di cosa che evidentemente c'entra con Sammy Lawrence, comunque una canzone magari composta da lui. E poi una A Safe Place. Ah, poi qua. Non chiedetemi perché, ma sono andato un po' avanti nel gioco e ora il pupazzetto, chiamiamolo così, l'inchiostro di Boris, quando ci interagisco diventa un teschio d'inchiostro. Se ci interagisco ritorna normale. Non chiedetemi perché. Comunque ho scoperto altre cose che mamma mia. Allora, praticamente qua ho trovato tutte le registrazioni di Milla. Ove, infatti, scusate che ce n'erano, avevamo visto due, tutti noi, ovvero My name is Bill e Please be strong. Le altre sono Is anyone there? Hope is fading, my final plea. Praticamente, vi dico cosa parla, praticamente dice, c'è nel messaggio, giochè nei messaggi, che lei sta cercando appunto di sopravvivere, chiede se, ad esempio, ovviamente, se qualcuno la verrà a salvare. E poi, praticamente, oltre a tutto ciò, dice anche che, tipo, che la mamma le aveva detto che sarebbe andato comunque tutto bene, quando prima. Prima che entrasse negli studios, molto prima, quando comunque, tipo, quando succedeva una cosa brutta o altro, comunque poi sarebbe tutto andato bene. E poi si lamentava perché il mondo era crudele e che se c'era ancora del bene, diciamo, nel mondo, qualcuno che ha chiesto che qualcuno trovasse la chiave di dove è nascosta e di trovarla. E dopo che ho trovato tutto ciò, qui dalla porta con su scritto, non so se riesco a farlo, ma c'è scritto help. Praticamente c'è, se vedete, il simbolo di una chiave con a bendi, no? Ne serve una. E quindi qua c'è la tizia, mi sa. Cioè devo trovare la sua chiave per entrare qua dentro. Volevo mostrarvi. Poi qua me ne manca solo una di chi, di padre, chi dovrebbero chiamarsi. E niente, non ho ancora beccato un nuovo livello segreto o altro. Secondo me, tipo, i livelli segreti si sbloccano in modi particolari. E ce ne sono di più di quello del proiezionista. Anche perché, vi ricordate che sentivamo a un certo punto, quando raccoglievamo delle cose, dei rumori che erano appunto le urla, diciamo, i rumori del proiezionista? Ecco. Siamo nel coso segreto, nel livello segreto del proiezionista. Qui dobbiamo fare assolutamente attenzione perché. C'è il proiezionista e dobbiamo raccogliere dei cuori. Teoricamente. Oh. Vediamo se arriva. Perché ho questi rumori tipo strani, mentre che via mouse, siano lui, sia lui.
Non so se riuscirò comunque a finire questo livello segreto, ragazzi, lo dico. Però ci proverò. Ok, ci sto provando. Qua c'è una Miracle Station. Ok. Vedete? Guardate! È il proiezionista! Guardatelo! Maledetto! Vattene via! Mamma mia, quello è il proiezionista, ragazzi, eh! Ok. Qua c'è un'altra Little Miracle Station, comunque anche lì c'è una. Vi vorrei ricordare comunque una cosa, ragazzi. Non, per chi non lo sapesse, magari. Lui, praticamente, non lo so se lo sapete, ma non è dalla parte di Bendy, anche perché poi Bendy lo ammazza. Non è manco un credente in Bendy, anche perché appena lo trova, praticamente iniziamo a combattere, quindi. Comunque anche lui credo che come Bendy abbia della particolarità. Funzioni che quando troviamo tutti, in questo caso i cuori, con Bendy hanno degli oggetti normalissimi. Credo che comunque quando troviamo tutti i cuori lui si arrabbi, quindi io direi di lasciare un cuore fedente come ho fatto vicino all'ascensore che evito però. Devo tornare indietro perché io mi sono allontanato perché sentivo rumori tipo il proiettore, proiezionista, come si chiama. Ok. E qua. Mi nasconderei un attimo per sicurezza. Allora, ci manca alla fine un cuore perché l'altro sappiamo già dov'è, qua vicino. Ho sentito un rumore strano. Si sta avvicinando il proiezionista. Ho visto, mi sa, il proiezionista. Si è allontanato, sembrerebbe. Quindi io vado giù. Anche se giù c'ero già stato, però si sente proprio bene. Quando è vicino a noi, secondo me è meglio nasconderci. Ora, fatemi vedere a che punto è, perché vorrei evitare che dobbiamo stare qua un quarto d'ora o mezz'ora per cercare un cuore. Ok, ragazzi, ho trovato l'ultimo cuore a nord. Dove sta anche, mi sta andando, sì, Norman. Perché alla fine quello da quello che dovrebbe essere la versione corrotta dell'inchiostro di Norman. Cioè, che è evidente quello che si occupava del proiettore. E ora, cioè, c'ha al posto della testa il proiettore.
Ok, ho recuperato tutti i cuori. Che poi. A che servono dei cuori a Boris? Ma vabbè. Lasciamo perdere, non lo so. Magari sono un ingrediente della Bacon Soup. Oddio, magari no. Meglio, sarebbe meglio di no, però. Quindi? Non ho capito. Cosa è successo, no? Ragazzi, non so cosa sta succedendo. Ah, mi fa riandare da Norman. Sì, però non c'ho voglia di rimanere da Norman. Norman. Eccolo. Mi faccio ammazzare da Norman così vediamo anche il jumpscare tanto. Anche se avevo già visto. Eccolo Norman, il proiezionista. Il proiezionista. Quindi praticamente se vado a fare a toccare questo cuore, posso rigiocare il livello. Lo segreto di Norman. Io prima vi dicevo che secondo me, infatti, raccogliendo quegli affari che avevano già raccolto, che erano finiti fuori, essendo che c'era il verso del proiezionista, magari si otteneva qualcosa dal proiezionista. Effettivamente mi sa che bisogna far così. Comunque, per stavolta mi sa che non avevo trovato niente. Questa partita, no, questa partita no. Ovviamente quella chiave ancora non ce l'ho. Però wow, praticamente per quasi tutto l'episodio, a parte per le parti Nilla e quant'altro, siamo stati soltanto nel livello segreto del proiezionista, cavolo. Giorno 4. Di nuovo! Perché sempre col proiezionista siamo? No, vabbè, io non ci voglio più giocare però con te, proiezionista. C'è anche la mappa complicata. Dove sei? Fatti abbracciare. Abbracciamoci. Così muoio. E te non mi vuoi abbracciare, ma mi vuoi ammazzare. Io corro verso il rumore del pericolo. Anzi, mi ciuccio anche un po'. Mi mangio, muovevo un po' di zuppa. Di qua sento il rumore, quindi. Norman! Oh! Non voglio più giocare al suo livello, ragazzi. Vorrei anche andare da Bendy, oppure magari incontrare anche nuovi livelli, non mi dispiacerebbe. Perché non credo che sia lui solo l'unico nemico di un livello segreto. Va bene, andiamo. Giorno 4, livello 6. Oh, finalmente un livello che non sia quello segreto. Devo trovare i soliti oggetti, quindi stavolta credo anche ci sia Bendy. E a giudicare effettivamente, direi che c'è Bendy, sì, c'è anche il battito cardiaco e abbiamo sentito. Vabbè, non credo che evidentemente per questo episodio potremo fare altro, fatemi vedere però. Dubito, però. Da notare che Boris ha le mani davanti alla faccia perché c'ha paura, come quando nel gioco effettivamente non c'è la luce. Tanto, guardiamo un po' qua, c'è qualche oggetto vicino all'ascensore? Ascensore? No, non c'è nessun oggetto vicino all'ascensore, almeno non vicinissimo. Comunque il livello del proiezionista è anche molto. Ma dico molto più, come si dice? Più. Ecco, più buio di questo. Ah, inoltre le cose che prendete ho notato. Dove? Dal basso, ok. Driblone. Ok, l'ho superato. Di qua. Ok, il solito. Sì, peccato che. Mi è piaciuta la scena. Non c'era via di scampo da stavolta da Bendy. Mi sono andato a mettere in un vicolo cieco.
Ah, ok. No, sentivo che basta. Che... Vediamo se magari comunque riesco ad aprire questa. No, questa scatola non si può aprire. Cioè, comunque io non vedo l'ora, ragazzi, di finire trovare la chiave che serve per aiutare Milla. Anche perché poi, cioè, questo non è, Milla deve essere un personaggio comunque, cioè, comunque deve essere, questa è parte della storia di Bendy, quindi è importante. Come cosa per Bending Machine e tutta la sua serie, no? Qua non abbiamo ancora trovato per nulla. Ah, giusto, e poi qua c'è una cosa dal The Bendy Team. No matter how skeleton things may get, all things can pass and hope always endures. With this update for Boris and the Dark Survival, all of us at the studio wish the world strength, courage, health and full search. We can solve so much if we all work together. Scusate. Un bel messaggio comunque. Aspetta, ecco. Un bel messaggio, no? Direi. Nel mente che si compenetra. Mi chiedo, io spero di trovare altri livelli segreti, magari non di Norman. Cioè, il proiezionista. Cioè, spero di non trovare altri livelli del proiezionista. Perché comunque non preferirei di no, se possibile, almeno. E niente. Direi che per questo video possa anche essere tutto. Vorrei solo vedere un attimo una cosa. Vedere. No, ok. Questo è sempre lo stesso giorno. È il nostro giorno, ok. Non me ne frega se vengo catturato. Se lo vedo, gli ci vado addosso. Anzi, lo cerco. Signor proiezionista, ma salve! Ok, quindi per questo video è tutto. Noi ci vediamo al prossimo fantastico video. Ciao!